Qui spiego in italiano che cosa contiene la lezione sulle pendenze, gradienti e curvature. Il punto da cui partiamo è che la nostra topografia, che è restituita da un Digital Elevation Model, è in qualche modo assimilabile ad una superficie continua. È rappresentabile attraverso una funzione z che è uguale ad f di x e y, dove x e y sono le coordinate del sistema. La prima considerazione che noi possiamo fare è quella di andare a vedere che cosa sono quindi i gradienti, di questa curva. Evidentemente, i gradienti di z sono le derivate di z relativamente a dx e la derivata di z rispetto a dy. Altrove, nelle slide in particolare, chiamiamo queste due derivate come f di x e f di y. Perché abbiamo bisogno di, beh, se noi rappresentiamo per esempio una piccola collina, questa in cui andiamo a disegnare per esempio le linee di livello, che in pianta potrebbe essere rappresentata in questo modo, che cosa vorrà dire andare a considerare le derivate? Beh, se andiamo a considerare le derivate, assegnato per esempio un punto particolare della topografia, noi andremo a calcolare quel vettore che punta nella direzione di massima pendenza, in particolare dal basso verso l'alto. In realtà noi siamo interessati a considerare noi siamo interessati a considerare la direzione dall'alto verso il basso, quindi in teoria dovremmo mettere un segno meno rispetto a queste derivate. Come abbiamo rappresentato qui, si tratta di un vettore che possiamo disegnare anche in questa posizione qui, il vettore che sale. E quindi si può scrivere anche in un modo sintetico diverso come il gradiente di f di x e y, che questo non è altro che la somma delle due componenti f di x e f di y. La formula dunque del gradiente è piuttosto semplice. Noi, scusate, nel caso della rappresentazione delle superfici usiamo peraltro altri due concetti. Uno è il modulo di questo vettore che chiamiamo slope o semplicemente pendenza in italiano, e questo è uguale al modulo di questo vettore, quindi la pendenza, la slope è uguale a che cosa? Alla radice quadrata di f di x al quadrato più f di y al quadrato. Il vettore ha anche una direzione, per esempio, proprio riportando il disegno che abbiamo fatto sopra, il vettore qui lo possiamo disegnare. Il vettore a questa direzione e per esempio possiamo considerare il suo angolo rispetto ad una certa direttrice, per esempio la direttrice nord. In questo caso l'angolo è questo. Questo si chiama aspect. In inglese o anche immersione in italiano.
E generalmente questo è chiamato gamma, mentre l'aspetto no, l'aspetto risulta f di y diviso f di x. E con questi due numeri noi andiamo a caratterizzare, oltre che con la quota, ogni punto del nostro bacino. Sempre facendo riferimento alla figura che abbiamo qui sopra, possiamo considerare, queste che abbiamo disegnate sono le linee di livello, quindi sono le linee di livello. In ogni punto di una linea di livello possiamo tracciare un vettore tangente. Come vedete qui, adesso lo sto disegnando male, ma il vettore tangente cambia di direzione. Quindi il secondo vettore è in questa direzione, il primo vettore è in questa direzione. La differenza angolare in radianti fra i due vettori è proprio la curvatura. In questo caso si tratta della curvatura planare. O curvatura delle linee di livello. Un altro tipo di curvatura può essere ottenuto se guardiamo il nostro sistema in un modo leggermente differente, nel senso che se noi andiamo a disegnare la nostra collina, la possiamo attraversare, sezionare lungo una linea che magari rappresentiamo qui in viola, con un piano verticale in questo caso. L'intersezione di un piano, di un certo piano con la superficie identifica una linea e su questa linea possiamo andare a disegnare, possiamo andare a disegnare i vettori, in particolare questo vettore. In questo caso, se consideriamo il piano della sezione, la nostra linea potrebbe essere questa, i nostri vettori tangenti alla linea della sezione, chiamiamola A', avranno una certa differenza. Adesso qui la sto esagerando, e la differenza fra i due vettori è esattamente la curvatura. In questo caso la curvatura di profilo, o profile curvature, o la curvatura longitudinale, qualche volta. Non ci interessa qui il dettaglio delle formule che poi restituiscono i valori di questa curvatura, che si possono calcolare mediante l'utilizzo degli opportuni strumenti di geometria differenziale, che peraltro ho elencato nella bibliografia. Ci interessa il fatto che questa curvatura sia definita in questo modo lungo alcune curve. In particolare, la curvatura di profilo e la curvatura longitudinale sono definite quando questi piani di intersezione seguono, questo piano segue il gradiente della quota, cioè a partire da
il grafico precedente, noi disegniamo il gradiente, per esempio lo possiamo rappresentare qui con questa linea. In questo caso capiamo che possiamo tracciare un piano di questo tipo e intercettare almeno localmente i gradienti, però le curvature qui potrebbero, la direzione può cambiare del gradiente, per esempio andare in questo, quindi localmente in ogni punto andiamo a interpolare un piano che contiene il gradiente. Il piano che contiene il gradiente identifica una linea sulla quale poi si calcolano le curvature di profilo. Le curvature ci serviranno, saranno uno dei metodi e sono uno dei metodi per estrarre la rete di canali, ovvero il bacino mentre le pendenze ci serviranno per estrarre un'altra informazione che si chiama direzione di drenaggio.